fiamma al giorno, energia del 20 di settembre. Scegliete la vostra variante, cristallo di rocca, stella, ametista. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 20 di settembre per tutte le tre varianti. Qua arriva un messaggio, una comunicazione e... quindi una comprensione, potrebbe anche essere una comprensione profonda che porterà, per quanto riguarda un accordo o questioni di coppia, a conclusioni karmiche importanti. Si cambia completamente, il bouquet ci parla proprio di una situazione che viene lasciata alle spalle, definitivamente si cambia. E qua mi sta dicendo, siete pronti per creare, siete pronti per una nuova situazione. Vedete un po' che ovviamente bisogna ascoltare quella, diciamo, quel messaggio che arriva, che aiuterà moltissimo in questa situazione. Riappropriatevi del vostro potere. Ecco, qua mi sta dicendo, le cose vanno e vengono, quindi lasciate andare il passato, arrendetevi all'universo. Guardate che messaggio meraviglioso, non aggrappatevi al passato. Vediamo un po', qua ce ne sono un po' troppe. Questa qua che si gira di... ok, ce ne sono due. Sì, allora qua mi sta dicendo che c'è un'azione che dovete fare, potrebbe essere un maschile che sta cambiando la sua situazione, oppure un'azione che dovete fare dopo aver affrontato questo problema. Ecco, c'è un problema che dovete affrontare, lasciarvelo alle spalle definitivamente, e allora poi ci sarà un cambiamento, o un ritorno, o qualcosa che finalmente di concreto cambia. Vediamo un po' stella. Queste sono un po' troppe, vediamo un po', allora, perfetto, sì, qua c'è una nuova partenza, questa si è girata, una nuova partenza in amore, quindi probabilmente vedrete sbloccarsi alcune situazioni, vediamo se me lo confermano. Allora, sì, come stai dicendo, l'importanza della sorellanza, cosa significa la comunità? È proprio dell'energia femminile che vi apre per una nuova strada, quindi ascoltate la vostra anima, perché qui c'è qualcosa che si sblocca e si sblocca proprio perché siete in grado di ascoltare la vostra interiorità, seguite la vostra guida e l'universo ha un piano per voi e chiaramente sentitevene meritevoli. Guardate un po' che meraviglia, vediamo un po'. Troppe. Allora, qua, ok, sì, qua affidatevi al femminile, se siete un maschile affidatevi a un consiglio di un femminile o ascoltatevi dentro, perché qui appunto c'è l'energia del femminile che sbloccherà delle situazioni importanti, quello che vi preoccupa sarà sbloccato appunto da un intervento di un femminile oppure dalla vostra intuizione che avete dentro, anche se siete dei maschili, chiaramente. Allora, oppure se siete dei femminili, voi stesse che dovete entrare e riappropriarvi del vostro potere, quindi ascoltarvi, dare fiducia a voi stesse. Vediamo un po', qua ce ne sono parecchie, allora vediamo un po'. Qua una situazione si sta aprendo, qua si sta consolidando una situazione perché il femminile sta ascoltando se stessa e sta ascoltando il suo cuore, quindi sta aprendo delle nuove situazioni affettive, della casa, delle relazioni. Ecco, c'è qualcosa che si consolida e comincia dal nuovo, proprio perché c'è stato un lavoro enorme del femminile che ha sbloccato. Se siete dei maschili, chiaramente il femminile è o la vostra controparte oppure la vostra anima che avete ascoltato, evidentemente si sta aprendo appunto questo nuovo portale e ci sono appunto, guarda qua, nuovi inizi, fresche partenze, ecco, cioè, c'è qualcosa di nuovo che parte. E qua diciamo sì, state procedendo, andando avanti, non abbiate paura, guardate che messaggio meraviglioso, qua cambia veramente tanto 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 per chi ha scelto l'ametista. Vediamo un po'. Oh sì, vincita, qua si sale, comprensioni profonde, vincite, possono essere anche, di qualsiasi tipo, però ecco, presuppongono appunto questo risveglio del femminile che ha compreso e finalmente consolida la sua situazione, sblocca situazioni d'amore.
o di relazioni, beh, potete anche essere, per dire, se vi interessa il lavoro, sbloccate situazioni di contratti, di ruoli, di lavoro, di colleghi, ecco, però qua c'è proprio il senso della casa del cuore, quindi situazioni affettive. Eh sì, come sto dicendo, avete lavorato tanto e l'avete equilibrato, quindi ecco, questo è il risultato del vostro duro lavoro.